Bentrovati negli studi di Obiettivo News, una nuova puntata di 20 alle 21, una puntata in cui andiamo a conoscere un nuovo, tra virgolette, nuovo candidato sindaco in questa corsa elettorale amministrativa del 2024. E in particolare andiamo ad Allier, dove ha già annunciato la sua ricandidatura il sindaco uscente Marco Succio. Benvenuto. Ciao Magda, grazie. Grazie a te. Quindi, deciso a riconfermare la tua candidatura a sindaco, non una cosa così scontata, come già hai anticipato in una conferenza stampa. Sì, esatto. Quello che ho notato negli ultimi mesi è stato che per molti la mia candidatura fosse data per scontata. In effetti, io non ho mai escluso di ricandidarmi, ma non ho neanche mai escluso il contrario. E giustamente sono delle scelte importanti perché impattano su una comunità e impattano anche sulla vita di ciascuno di noi, parlo di me chiaramente, di quelli che saranno i miei consiglieri se saremo eletti, e quindi ho ritenuto giusto fare le giuste riflessioni e dare il giusto peso. Sicuramente in questi 10 anni da sindaco con la mia squadra sono riuscito a portare a termine tanti progetti, però chiaramente il passato non è scontato che si rifletta nel futuro, quindi ho voluto così mettere insieme un po' di aspetti utili. Innanzitutto la voglia e l'entusiasmo, sono due aspetti assolutamente fondamentali, e devo dire che questi non mancano, sono pari a quelli di 10 anni fa e forse anche maggiori in alcuni contesti, perché chiaramente il fatto di essere riusciti come squadra a ottenere anche dei buoni risultati in alcuni ambiti è sicuramente qualcosa di gratificante, che quindi rinnova di giorno in giorno questo entusiasmo. Poi chiaramente gli altri fattori sono quelli dell'esperienza che si è costituita nel tempo, e devo dire che questa è un po' venuta da sé, nel senso che quando si sta per tanto tempo a lavorare in un determinato ruolo, è chiaro che l'esperienza e le competenze si incrementano negli anni, e quindi per fare quella stessa cosa che magari 10 anni fa ci voleva un tot di tempo, oggi ce ne vuole molto meno perché si è acquisita maggior, consapevolezza. E poi naturalmente l'altro aspetto importante è il supporto mm-hmm. della mia squadra e dei cittadini. Devo dire che in questi ultimi mesi quello che poi mi ha convinto a prendere la decisione finale è stato il supporto di tanti alladiesi che incontrandomi in vari contesti, per strada, in comune, durante gli eventi, mi chiedevano: ma è vero che ti ricandidi? Effettivamente il sentire comunque questo calore da parte dei concittadini, certo, è stato l'elemento che ha fatto sì che decidessi in via definitiva di rimettermi in gioco, anche insieme alla mia squadra, perché comunque devo dire che questo supporto è importante averlo dai cittadini, perché chiaramente noi sindaci dipendiamo dal consenso dei cittadini, ma bisogna essere supportati da una squadra. Io non sono mai stato un sindaco accentratore, ho sempre dato ampi spazi a tutti perché credo che sia il modo migliore per far sì che l'attività di ognuno sia più gratificata, più gratificante e soprattutto più efficace. E questo ha fatto sì che la mia squadra ha lavorato al mio fianco per intero per tutti questi anni, e con loro siamo arrivati a questa decisione, quindi una decisione congiunta, e una squadra che sarà in parte con elementi che già hanno percorso con me una parte di strada, e come normale che sia, qualche avvicendamento assolutamente naturale, certo, fisiologico, senza nessun tipo di problema creatosi nel gruppo, che ha consentito di poter inserire nuove energie. Soprattutto ci saranno anche dei nuovi giovani che nelle prossime settimane presenteremo, e che insomma sono sicuro daranno nuove idee, nuovi punti di vista, nuovo entusiasmo per la prossima legislatura. Sì, perché è giusto proseguire, la squadra che vince, come si dice, non si cambia, però è anche giusto dare la possibilità a persone nuove e a giovani di inserirsi, e se la possibilità è data da cose di forza maggiore, quindi non da, certo, da dissidi all'interno della lista. No, assolutamente. È sempre stato un gruppo molto compatto, devo dire, certo, abbiamo lavorato bene, sempre nel rispetto della dialettica e del confronto interno, perché proprio mi ricollego a quello che dicevo prima, non sono mai stato troppo accentratore, quindi si discuteva tranquillamente di tutte le idee, poi qualcuna poteva essere portata a termine, qualcuna no, ma sempre comunque nel rispetto reciproco, e questa cosa ha fatto sì che
effettivamente non ci sia mai stato nessun tipo di problema, cosa che oggi chiaramente non può che farmi piacere. Tanti progetti, le iniziative, le cose portate avanti e fatte in questi anni, ma parliamo anche solo dell'ultimo mandato, comunque sono state fatte molte cose e tante cose sono ancora in programma. Ovviamente non si va nel dettaglio ora del programma perché non è il caso, però se vuoi comunque anticipare qualcosa o meglio dirci cosa è stato fatto e che vorrete ultimare o proseguire, comunque che avranno uno sviluppo. Ma sì, allora devo dire che noi abbiamo fatto un ragionamento per macro temi in questo momento. Chiaramente presenteremo un programma che sarà anche un po' più dettagliato, però è giusto lavorare seguendo un percorso, una linea, perché poi quello che ho imparato negli anni è che progetti troppo specifici, programmati con largo anticipo, sono molto difficili, nel senso che poi chiaramente i bilanci comunali non sono tali da poter fare portare a termine tutte le opere, certo, che uno ha in mente se si parla di opere. E quindi si fa di necessità virtù a dover andare dietro a bandi o eventuali situazioni di finanziamento che si creano, che non è detto che siano esattamente finalizzate a quello che si aveva in mente prima. Certo. Quindi noi sicuramente continueremo a lavorare, continueremo a investire e lavoreremo, adesso parlando di opere, le opere pubbliche sono sicuramente uno degli aspetti principali. In questa legislatura abbiamo fatto tante cose sotto il diciamo profilo della viabilità, del dissesto idrogeologico, della manutenzione, dell'efficientamento energetico degli edifici, e continueremo sicuramente a lavorare in questo ambito. Ad esempio, sì, in questi 5 anni abbiamo portato a termine l'efficientamento del municipio con la sostituzione di tutti i serramenti e il parziale relamping. Abbiamo fatto il relamping del salone comunale Franco Paglia, certo, e nella prossima legislatura, se potremo ancora essere noi diciamo a gestire queste cose, ci occuperemo invece di altri edifici comunali, come ad esempio la scuola, per il quale prevediamo anche lì un relamping e un efficientamento energetico attraverso la sostituzione dei serramenti. Abbiamo lavorato per la realizzazione di 2 piste ciclabili, una sulla SP54 che collega Aglia e Cuceglio, quindi andando ad allargare il tratto di strada che costeggia il muraglione del castello, la tanto cara Rio Muraia, come diciamo ad Aglia, che effettivamente prima era stretta e pericolosa, l'abbiamo allargata e abbiamo riservato una parte di carreggiata a un percorso ciclopedonale che è sicuramente molto utile sia ai cittadini, che adesso vedo che più frequentemente percorrono quel tratto di strada anche a piedi, ma anche ai turisti, perché non dimentichiamo che è un tratto di strada importante che collega Piazza Castello con la parte collinare, quindi con il Meleto e con tutti i sentieri collinari. E così come l'altra pista ciclabile, che è quella che va verso San Giorgio, lungo il canale di Caluso, ed è l'unico tratto di strada, l'unico tratto lungo il canale che non era percorribile se non passando per una strada provinciale. Infatti, partendo da Castellamonte, arrivando a San Giorgio Canavese, mancavano questi 500 metri. L'abbiamo fatto con il contributo anche di Città Metropolitana e del Galvali del Canavese, andando a unire con un percorso ciclopedonale quelli che sono i 3 comuni che costituiscono le 3 terre canavesane, quindi per noi un doppio valore, considerato che, come noto, lavoriamo molto insieme su obiettivi comuni in ambito di valorizzazione del territorio. Ovviamente, parlando, le piste ciclopedonali mi danno la possibilità di intervenire anche su questo ambito. Chiaramente 3 terre canavesane è nato un po' per scherzo quasi 10 anni fa ed è diventato un progetto di territorio che è un po' un unicum, non sto dicendo che sia il migliore, ma sicuramente per come è stato un po' crescendo, e che sta crescendo molto. Stiamo organizzando molte cose, sta diventando un brand territoriale riconosciuto e riconoscibile, e quindi sicuramente negli anni a venire continueremo a lavorare molto in questo ambito, perché ci siamo resi conto che è una scelta strategica vincente. Così come anche vincente, sempre parlando di strategie intercomunali, il progetto di Morena Ovest, che include 8 comuni, il comune di Aglie ne è capofila, e in quest'ambito lavoriamo settori un po' diversi, cultura, sport, attività outdoor, e riuscendo anche lì a portare a casa molti risultati, ad esempio uno dei quali Morena Stories,
un progetto culturale che si è riverberato sugli 8 comuni, portando sul territorio circa 300.000 euro in 2 anni finanziati dalla Compagnia di San Paolo, e insomma sul quale abbiamo sicuramente ampie possibilità di crescita e miglioramento per poter lavorare insieme e creare un altro brand turistico chiaramente su piani leggermente differenti. Ovviamente il turismo in generale è un tema molto importante ad Aglie ed è un tema che si va a declinare in diversi ambiti. Il turismo è cultura, turismo è enogastronomia, turismo è, insomma, anche queste strategie fanno parte chiaramente del turismo. Anche perché ha molte peculiarità, tra Villa Meleto, il castello, i torcetti, cioè quindi tutto. Sì, per noi è veramente molto importante lavorare sul turismo, e quindi abbiamo deciso che si lavora a livello intercomunale per crescere meglio insieme, ma parallelamente lavoriamo anche costantemente con le nostre associazioni per poter far crescere gli eventi. Infatti molti eventi fanno parte del progetto Tre Terre, ma altri eventi invece sono organizzati in ambito più locale e hanno comunque una valenza turistica, ad esempio la Sagra del Torcetto, una su tutte, che è organizzata dalla Proloco ed è sicuramente una delle manifestazioni più importanti che si svolgono ad Aglie. Grazie a questa programmazione così importante, così fitta di eventi, soprattutto nel periodo primaverile estivo, abbiamo ottenuto anche molti riconoscimenti. Primo tra tutti, Comune Bandiera Arancioni, recentemente rinnovato, è un riconoscimento, il più esclusivo riconoscimento per un comune a livello turistico, e che chiaramente per noi è una bandiera arancione, ma una bandiera a tutti gli effetti, anche in senso così più generale, perché riteniamo che ci abbia garantito anche una visibilità maggiore in ambito nazionale e anche internazionale. Molte sono le gite ormai di persone che arrivano sul nostro territorio proprio perché scelgono le loro mete attraverso il sito Bandiera Arancioni, oppure il progetto Comuni Fioriti. Insomma, sono tante le attività che in qualche modo si riverberano nell'attività turistico-culturale del nostro comune. E il simbolo, Aglie prima di tutto. Aglie prima di tutto. C'è stato un piccolo restyling del simbolo della lista. Sì. C'è stato un piccolo restyling, Aglie prima di tutto però è rimasto uguale, perché non è cambiato, nel senso che io ritengo che chi voglia mettere la faccia e il proprio impegno per il comune deve mettere i bisogni del comune davanti a tutto, perché comunque l'attività di un amministratore pubblico è articolata ed è necessario avere una certa convinzione. È cambiata un pochino la grafica, abbiamo utilizzato la grafica che ci ha accompagnato soprattutto per gli eventi durante questi anni, e mettendo un po' al centro le casette che rappresentano il borgo, la vita di tutti i giorni, i cittadini, e non più il castello, ovviamente non perché il castello non riteniamo che sia un nostro simbolo, tutt'altro, però abbiamo voluto così simbolicamente mettere la vita dei cittadini al centro della nostra attività, che è una cosa importante. Ovviamente il castello c'è e continua ad essere un elemento fondamentale con cui è importante, diciamo, interfacciarci. Noi abbiamo un buonissimo rapporto con la direttrice attuale, l'architetto Alessandra Gallorsi, con cui si fanno tante cose insieme, e riteniamo che questa sinergia non solo debba essere mantenuta, ma debba essere anche incrementata, perché comunque abbiamo una perla, perché il castello è il nostro polo attrattore, perché volenti o nolenti tutto quello che è il nostro flusso turistico arriva grazie al castello, magari non solo al castello, ma per gran parte grazie al castello, e di conseguenza mantenere questa sinergia è assolutamente una cosa molto molto importante. Si lavora bene, e quindi continuiamo così. Non si sa ancora se ci saranno altre liste candidate in questa corsa. Parlando anche solo dell'ultimo mandato, non avevate praticamente una controparte critica. Com'è amministrare senza avere un'opposizione? Bisogna essere auto-oppositori di se stessi. No, chiaramente
un'opposizione, se costruttiva, è sicuramente utile. Essere da soli significa veramente doversi fare più autocritica, perché certo, non avendo una controparte è necessario mettersi continuamente in discussione per capire se l'azione che si sta portando avanti è un'azione, diciamo, che in qualche modo è effettivamente utile alla collettività e in qualche modo riscuote il consenso dell'attività, della collettività. E quindi diciamo che abbiamo amministrato bene, o meglio, non bene, se non sta a me dire bene, nel senso, però diciamo ci siamo trovati bene a nell'amministrare in questo modo. Abbiamo avuto come vantaggio 3 persone in più che lavorano, perché naturalmente con una lista certo, unica, anche i posti destinati all'opposizione vanno ai 3 consiglieri che altrimenti non sarebbero entrati in consiglio, però e questo ha fatto sì che insomma ci fossero più persone su cui spalmare le deleghe e quindi essere più capillari nell'azione amministrativa. Questo certo, sicuramente è stato un aspetto utile. Beh, c'è da pensare che se, come mi hai detto prima, molta gente ha detto ah, ma ti ricandidi, vuol dire che forse avete anche amministrato bene. Questo non sta a dirlo, saranno ovviamente i cittadini a poterlo dire certo, a giugno alle elezioni, insomma, con il loro consenso. Io posso dire di essere certo di averci messo il massimo impegno. Mm-hmm. Io ho sempre messo aglia prima di tutto, non è solo un motto, ma comunque ho un'attività, un lavoro, del tempo libero, però diciamo che le esigenze del paese sono sempre venute prima di qualsiasi altra cosa, soprattutto le cose urgenti, le cose importanti. E quindi, bene o male, non sta a me a dirlo, ma sicuramente con il massimo impegno e con la massima costruttività per poter costruire qualcosa, diciamo una visione della via del futuro, questa ce l'abbiamo messa, ce l'ho messa io, ma ce l'hanno messa anche tutti i miei collaboratori, a partire dal vice sindaco, l'assessore, tutti i consiglieri. La via del futuro è solamente più, o meglio, aspetta, devo riuscire a costruire la frase nel modo giusto. Ha solo degli aspetti, cioè come la vedi, con degli aspetti maggiormente sviluppati, delle caratteristiche maggiormente sviluppate, diciamo, delle tematiche, oppure completamente stravolta. Cioè, siete partiti da un punto per arrivare poi a stravolgere tutta, o siete già a metà strada, quindi non ci sarà proprio un cambiamento radicale? Allora, se ho inteso bene la tua domanda, io ti rispondo dicendoti non è assolutamente mia intenzione stravolgere Aglie. Okay, sì, per me Aglie ha un suo equilibrio sotto tutti i profili, sotto il profilo territoriale, urbanistico, demografico, sociale. Io credo che una politica votata all'equilibrio, alla concretezza, alla costruzione di visioni che però vengono costruite passo dopo passo e non in posizioni che arrivano come un fulmine a ciel sereno giorno dopo giorno, non paghi. Quindi una Aglie stravolta assolutamente no, una Aglie che guardi al futuro sì, attraverso delle politiche che debbano un po' seguire anche quelle che sono gli argomenti principali. Adesso il primo che mi viene in mente è ad esempio la sostenibilità. Uh-huh. Io penso che tutte le politiche dei comuni devono guardare un po' in quella direzione, ovviamente senza estremismi, ovviamente senza immaginare appunto di stravolgere nulla. Perfetto. Però sono politiche importanti. Noi ad esempio in questo senso abbiamo iniziato ad operare lo scorso anno con la nostra fiera di primavera, che abbiamo declinato in tema appunto di sostenibilità. Mi muovo, prima fiera canavesana della mobilità sostenibile, quest'anno si chiamerà Mi muovo, sostenibilità e movimento, e andando a, diciamo, a invitare, diciamo, espositori, tematiche, contenuti sul tema della mm-hmm. sostenibilità. Perché? Perché vogliamo lavorare in questo senso. Abbiamo posizionato per primi già anni fa delle colonnine elettriche per la ricarica degli autoveicoli, abbiamo attuato politiche anche ad esempio con la scuola, consegnando a tutti i bambini una borraccia in metallo, mettendo un dispenser nei corridoi certo, per evitare l'utilizzo delle bottigliette di plastica. Stiamo lavorando ad un regolamento che incentivi l'utilizzo di
di stoviglie compostabili anziché le stoviglie di plastica. Nei nostri eventi, ad esempio, Calici, che è il nostro evento più importante, basato totalmente su attività, su, diciamo, sull'utilizzo di stoviglie compostabili, prodotti compostabili, e vorremmo che questo, diciamo, fosse, contaminasse anche gli altri eventi, e via discorrendo, insomma, andremo avanti in questa direzione. Perfetto. Grazie mille, Marco Succio, per essere grazie stato Magda, con noi. È stato un piacere, come sempre. Grazie, continuate a seguire Obiettivo News. Buon proseguimento.